Stefano Impallomeni, di avere qui ospite in questa parte di trasmissione di Maracanà il direttore Iglitare. Direttore, buon pomeriggio. Ciao Igli, buon Buon pomeriggio. pomeriggio, ciao. Come sta prima di tutto, direttore? Bene, bene, bene. Bene. Io vorrei iniziare così magari partiamo da questo argomento, poi lascio a Stefano naturalmente altre curiosità. Ieri sera abbiamo assistito a un bell'intervento di Guardiola da Fazio. Insomma, tu Guardiola lo conosci bene, direttore, quindi ci puoi raccontare un po' di cose. Poi, mi fate sentire quel passaggino, così lo sentiamo un attimo al volo e poi voglio chiedere al direttore una cosa. Vai. Arriva? Devo riflettere Non ancora. vieni in Italia, però, no. Se Roberto Baggio mi accompagna, forse vengo a Italia come assistente mio. Magari. Magari. E dovresti fare dei pensieri su dove andare. Sì? Eh no, beh, insomma, scegliere. È La squadra giusta. Genova è forte, eh? Ti lo giuro, se avessi deciso, sì, rimango, me ne Sì, vado, non è se ancora guarda, deciso. te lo direi. Può Però può essere. essere, tutto può essere nella vita. Tutto può essere, Ok, quindi può sì. essere. Guarda, uno nella vita deve trovare le persone giuste nel momento giusto. Io non mi immagino la mia vita calcistica, non per il momento che ti ha dato la mano per esordire, sino lo che avevamo, ho vissuto con lui, che ho imparato. Non mi immagino il mio percorso come calciatore senza la figura di Johan Cruyff che ha passato nella mia vita. Ero lì, ci Ma siamo che cosa ti ha incontrati. insegnato al di là delle tattiche, diciamo, che cosa ti ha insegnato lui della vita e del No, calcio? a livello tattico tantissimo, Tantissimo, amare certo. questo gioco di questa maniera, però soprattutto ha la intuizione, a che quando una cosa male è perché deve. Allora, l'intuizione. Igli, tu che l'hai conosciuto, ti faccio una domanda poi. Ma c'è la possibilità un giorno di poterlo vedere ad allenare in Italia, secondo te, oppure è una cosa impossibile? Ma prima di tutto me lo auguro perché per l'immagine del calcio italiano sarebbe una cosa fantastica che Guardiola venisse a allenare in Italia. Però io penso, conoscendo lui, il suo legame che ha con l'Italia, con il Brescia, con il popolo italiano, diciamo, conoscendo lui, penso per chiudere il suo ciclo da allenatore, io penso che gli manca allenarsi in Italia, e penso che un giorno questo sogno si avvererà, perché conoscendo il suo calcio, lui deve dimostrare che anche in un calcio difficile come il campionato italiano è capace di vincere, anche se non devi dimostrare niente a nessuno nel mondo. Però anche la battuta su Roberto può sembrare come uno scherzo, però lui la pensa secondo me anche seriamente, perché ha bisogno anche di essere circondato da persone per bene, di persone che a lui lo fanno stare bene. Uno di loro è anche Roberto. Eh sì, chiudo dicendoti, non è solo una questione, credo, economica. Ne parlavo prima con Stefano. Guardiola ha guadagnato tantissimi soldi. Se dovesse anche rinunciare a un ingaggio più basso per cimentarsi in un'avventura, ecco, di questo tipo, lo farebbe. Tu che lo conosci un po' più nel dettaglio. Ma io penso di sì, me lo auguro, onestamente me lo auguro. L'ho pensato sempre questo fatto qui, perché io il suo calcio di oggi, quando eravamo giocatori, spesso facevamo delle cene a casa di un nostro compagno di squadra, Federico Giunti. Ogni mercoledì quasi era diventato un rituale per tutti noi, e quando sentivo a parlare lui di calcio di Barcellona, di Johan Cruyff, tutte le metodologie diciamo, del suo calcio di oggi lo sapevamo già all'epoca, e si capiva che lui sarebbe diventato un grande allenatore. Ma fino a questo punto, Igli, ti aspettavi così? Sì, ma perché Così lui viene da gigantesco, una. cioè è più bravo di tutti, dai, innegabilmente è Ma più è bravo di tutti. in assoluto, però l'ho pensato a lui come l'ho pensato anche nel caso di Simone Inzaghi, Inzaghi, sai, ah. perché sono dei Predestinati. predestinati di fare una carriera importante nella vita, nel mondo del calcio, perché sono nati allenatori in testa già anche quando erano giocatori, sai, Igli, questo tu sei invece si un capiva. predestinato per quanto riguarda il
il ruolo di direttore sportivo. Quando torni? Non lo so, amico mio, spero presto, perché le vacanze sono belle, ma anche devono finire un giorno, sai. Sono carico, piano piano, quando sarà la cosa giusta, il progetto giusto, non devi essere per me veloce, per me è importante anche di trovare anche diciamo un progetto ambizioso, tornerò. Ma cosa si intende per progetto ambizioso? Cioè, cosa intendi per progetto ambizioso? Perché, cioè, voglio dire, che cosa ti piacerebbe, adesso non, senza andare a vedere un progetto dove le cose vanno, diciamo, sviluppate, sai, vanno, c'è la possibilità di lavorare, cioè, da zero? Quasi da zero? Ma anche perché no, non è che mi devo nascondere a queste, certo, cose, però devono essere cose che veramente hanno un senso, perché tornare per tornare per me non va bene. Mi conosco bene, sai, è una cosa che ce l'ho dentro di me. Certo, deve essere qualcosa che senti vicino, insomma, che senti, sì, che si possa, sì, che ti piace costruire, mi sembra di capire. In Italia ci sarebbero questo tipo di realtà, Igli, in Italia? Ma penso di sì, ma non è inutile speculare dove. No, cosa, no, non te lo chiedo neanche. Penso di sì, sai, dove c'è, come c'è un detto, sai, dove c'è un desiderio c'è anche una via. Direttore, invece voglio ritornare un attimo su una cosa che hai detto prima, no? Predestinato, hai parlato di Guardiola, hai parlato di Inzaghi. C'è un altro allenatore che ti dà la sensazione di essere un predestinato in questo momento? Magari rimaniamo nel nostro campionato e dici, questo secondo me può fare bene? Ma guarda, io ero molto curioso a vedere la crescita di De Rossi, sai? Perché ho avuto modo di parlare 2 o 3 volte con lui, mi piacevano le sue idee di calcio, sai. Avrei voluto vedere lui, diciamo, in opera per un po' di più di tempo, sai, o di almeno di sviluppare il suo progetto che aveva iniziato. Però sicuramente il calcio italiano, soprattutto per quanto riguarda gli allenatori, penso che è il miglior livello in assoluto nel mondo, perché è una scuola molto importante. Escono sempre nuovi allenatori, sai, che ti possono anche un po' incuriosire. Stefano, che livello di calcio stai assistendo? Non so, voglio dire, se stai seguendo il campionato di Serie A rispetto alle altre leghe, stiamo crescendo, chi è che ti ha colpito di più anche proprio come lavoro, sia voglio dire sul campo che fuori, di creazione proprio delle squadre, degli organi? Ma vedendo a livello, diciamo, europeo, l'Italia ha fatto un passo in avanti negli ultimi 3-4 anni, soprattutto, sai, vedendo anche i finali raggiunti, la crescita della Fiorentina, la Roma che ha vinto il Conference, la finale della Fiorentina, Atalanta che ha vinto l'Europa League, sai, le finali di Champions, cioè è una crescita, diciamo, il livello del calcio italiano è diventato un campionato, diciamo, di buon livello. Penso che l'Atalanta, Fiorentina sono realtà, diciamo, che hanno alzato l'asticella e sono arrivati quasi pari ai livelli diciamo, delle altre squadre che lottano per la Champions o per altri obiettivi, ma anche il Napoli di Conte adesso sarà una squadra da guardare con interesse, perché lavorandosi tutta la settimana gli darà un vantaggio importante nella lotta per vincere lo scudetto. E che ne pensi di Motta alla Juventus? Ma Motta alla Juventus a me mi piace il suo calcio, sai, secondo me ci vuole tempo per realizzare il suo progetto. Hanno fatto un buon lavoro, hanno acquistato giocatori, diciamo, giocatori che sono per la causa, sono utili. Non c'è più la Juve dei grandi star, però adesso c'è una Juve dove c'è dietro un'idea di un progetto, sai. Allora per questo sappiamo che essere nella Juve come allenatore o come dirigente non è possibile avere tanto tempo, però io penso che la strada che hanno intrapreso è una strada vincente nel tempo, sai, perché i giocatori che hanno acquistati sono giocatori molto funzionali. Igli ha parlato del Napoli, naturalmente, insomma, come sorpresa con Conte, che può dire la sua in questo campionato, però
La mia domanda è rivolta a Inzaghi, all'Inter e anche a questa vicenda un po' antipatica che fuori dal campo, se può incidere, se può lasciare qualche strascico per quanto riguarda il lavoro quotidiano, un tuo parere insomma sulla competitività di questa squadra che resta, credo insomma, la più forte, molto, molto alta, e poi anche questo aspetto esterno se può influire o meno. Ma non penso che può influire, perché conosco Simone Inzaghi molto bene, è una persona molto pulita, molto seria, molto per bene, perciò non penso che, diciamo, questa vicenda lo può attaccare molto, perché so anche come lui pensa anche in queste vicende, perciò è una cosa che nel tempo, diciamo, svanirà. Però penso che l'Inter è la squadra da battere, perché la ritengo la squadra più forte di questo campionato. Dicendo così è un po', gli mettiamo un po' di pressione, però è una pressione che è stata guadagnata, diciamo, perché negli ultimi anni è stata sviluppata, è stata creata una squadra vincente, e anche quest'anno penso che è la squadra da battere in lotta per lo scudetto, ma penso che può arrivare anche lontano nella Champions League. Igli, una curiosità, visto che hai parlato dell'Inter e di Inzaghi, dove è cresciuto secondo te di più Inzaghi in questi anni di Inter? Non so, dal punto di vista tattico, dal punto di vista mentale, dove l'hai visto cambiato? Ma penso sulla sua personalità, sai, perché i primi due anni, o almeno il primo anno, è stato molto difficile, anche perché, anche se ha vinto qualcosa, ha vinto due trofei, eccetera, però non si fidava molto sul fatto, sulla sua tenuta a livello internazionale, ma il raggiungimento della finale della Champions League è stato per lui il punto più alto, diciamo, della sua consapevolezza, sai, da quel punto lì è partito, diciamo, il nuovo Inzaghi, quello dell'anno scorso, dove hanno fatto un campionato fantastico. La consapevolezza di essere adesso un allenatore di, diciamo, di altissimo livello, è migliorato tantissimo anche a livello della gestione, sia della rosa ma soprattutto anche della comunicazione, perciò io lo ritengo adesso uno dei due o tre allenatori più forti che ci sono adesso in giro per il mondo. E gli altri due chi sono? Te li posso chiedere? Vabbè, ma è facile, Ancelotti e Guardiola. Sì, sì. E Klopp dove lo metti? A Klopp la metto sempre come un grande allenatore, sai. Io ho avuto modo di, ai tempi miei in Germania, ho avuto diciamo, il modo di giocare anche contro di lui quando lui giocava nel Mainz, Magonza, sì. Da difensore centrale, perciò era proprio un rompiscatole, sai. Vi siete dati qualche botta? Sì, dai, qualche legnata ve la siete data, dai. Sì, sì, ma era sporco, sai, ti faceva sempre le battute, era uno che cercava di, diciamo, di incidere anche sugli arbitri, eccetera, perciò la ritengo anche la sua carriera una carriera fantastica, sai. Conosco bene lui come conosco bene anche il suo figlio che lavora nel mondo del calcio, è una bellissima persona, sai. Stefano, poi da stare anche sulle squadre, curiosità anche di sapere la tua sul Milan, la situazione è un po' così contraddittoria, piena di difficoltà, no? Perché insomma un grande club, Fonseca sta facendo fatica, e poi dalla Fiorentina, che cosa ne pensi di Palladino, che lavoro insomma soprattutto anche sul mercato che è stato fatto? Ma io penso che il Milan è anche uguale a un progetto un pochino stile Juve, perché ha un nuovo allenatore, ci sono arrivati nuovi giocatori. Penso che in questo momento una cosa fondamentale è trovare il leadership della squadra, perché la sensazione è questa, diciamo, guardandola. Magnan è un leader, lo capisci, lo percepisci, ma mancano un po' le altre figure, sai, perché l'addio di Giroud è stato un giocatore fondamentale, però adesso Pulisic non ha ancora quella personalità, manca un po' il rendimento di Leao e di Theo Hernandez. Sono queste cose qua, diciamo, che in questa prima fase di campionato mettono un po' in difficoltà
anche il lavoro di un allenatore, però io la ritengo Milan una squadra molto forte, con grande talento, e penso che anche il Milan avrà una parola grossa, anche sia in lotta dello scudetto, ma sperandosi anche di riprendersi in Champions, perché non è stata la miglior partenza in questo girone. E su Paladino? Paladino è un allenatore di questa nuova generazione, sai, ha fatto un grandissimo lavoro a Monza, adesso a Firenze e Fiorentina le aspettative e le pressioni sono diverse, però penso che la Fiorentina ha fatto un mercato intelligente, molto intelligente, con l'arrivo di De Gea o con gli altri giocatori che hanno portato Gudmundsson, due centrocampisti, mi ha aiutato un attimo che ho un buco. Colpani pure è venuto, Bove Cataldi. No, loro sono ragazzi, Bove e Cataldi sono giocatori Adli. Già affermati. Adli è un giocatore che porterà tanta esperienza e tanta personalità in questa squadra, però anche la Fiorentina è un cantiere aperto, sai, per vedere il risultato ci vuole qualche mese che si assestano un po' le idee, ma soprattutto anche i giocatori riescono a integrarsi al meglio. Senti Igli, c'è una curiosità da chiederti, ritornando un attimo su Inzaghi, che tu lo conosci molto bene, mi trovo d'accordo con le parole che hai detto prima su questa vicenda o meno, ti posso chiedere se secondo te quanto c'è rimasto male delle parole di Spalletti, se c'è rimasto male? Se ti senti di rispondere, non ti voglio mettere in difficoltà. Però... Non è una questione di difficoltà, ma io penso che Spalletti non ha detto delle parole nei confronti di Inzaghi, riguardandosi a offendere o attaccare Inzaghi, perché secondo me sono state mal interpretate. Ha risposto a una domanda. O anche è stato mal interpretato un pensiero di Spalletti nella maniera sbagliata. Non penso che Inzaghi potrebbe rimanersi male nel caso che ci sono stati, non so se è stata vera o meno, ho sentito di una telefonata tra di loro di chiarimento, perciò penso che tra due allenatori di loro livello le cose sono ben chiarite anche da parte del loro due, perciò no, secondo me sono state mal interpretate le parole di Spalletti nei confronti di Inzaghi soprattutto. Le ultime poi ti lasciamo, Stefano? No, vai. No, io volevo anche un pensiero sulla partenza della Lazio, Igli. Sulla partenza della Lazio, su anche le scelte che sono state fatte a livello di mercato, ti hanno colpito in particolare? Un tuo pensiero, ecco. No, ma l'ho detto qualche giorno fa che la Lazio è la squadra che diverte di più di tutte le altre squadre in questa partenza di campionato, sai, ha un ottimo allenatore, molto preparato, ha in mente un gioco molto offensivo, anche adattato anche alle caratteristiche dei giocatori che ha e che hanno preso, perciò è una bella sorpresa in questo inizio di campionato. Mi auguro che dura a lungo, però per adesso sono una bella sorpresa che serve anche a questo campionato. Il giocatore che ti ha sorpreso maggiormente? Dalla Lazio? Sì. Tavares è il giocatore che ha inciso veramente tanto in questo inizio di campionato, ma si sapeva delle sue caratteristiche, sai, era un giocatore che doveva venire già 3 anni fa, ma per questione di interpretazione di ruoli, di tattica all'epoca non l'abbiamo acquistato, non l'abbiamo portato perché non era adatto al stile di gioco di Sarri all'epoca, però 3 anni dopo finalmente è arrivato e sta dimostrando di essere un giocatore di alto livello. Non male nemmeno Castellanos, però Igli, questa partenza mi piace, ma anche Dia sta facendo bene, sai, anche Dia è un attaccante con caratteristiche interessanti, sai, Castellanos è un giocatore argentino, hanno quella personalità forte, sai, sono furbi, sanno muoversi bene eccetera,
però non ci scordiamo che ha un peso importante, perché devi dimostrare di essere il degno erede di Ciro Immobile, sì. Un giocatore che aveva una media di 35 gol a stagione alla Lazio, perciò non sarà facile, però penso che sarà un giocatore utile, molto utile a questa squadra. Stefano, è stato il migliore calciatore, cioè il miglior calciatore, che quello che ti ha colpito di più in questo inizio di campionato? In assoluto sì, Tavares. Sì. Tavares, in assoluto. Tavares, perché è devastante nel suo modo di interpretare il ruolo, sai, mi piace la sua personalità, perciò Tavares è una bellissima sorpresa. Io mi auguro anche nella Juve che Frel Turam, il fratello del sì. Turam, bravo, io penso che alla lunga anche lui diventerà un giocatore molto molto importante nel campionato italiano. Sì, ancora l'abbiamo visto poco, dobbiamo dire. Igli evidentemente ancora non ha convinto fino in fondo. Vuoi per integrarsi, vuoi perché da quello che ho saputo aveva anche un piccolo infortunio che l'ha fermato un po', però per caratteristiche ha, penso per il gioco di Thiago, penso che sarà un giocatore veramente che uscirà fuori come un grande sorpresa. Guarda, le ultime due te le fa un ascoltatore, ti chiede come valuti la carriera di uno dei tuoi pupilli Milinkovic e qual è il tuo migliore acquisto, una sorta di tuo vanto, ecco. Guarda, Milinkovic, ho avuto il modo di andare a gennaio scorso a vedere i finali della Supercoppa della Liga Saudita. Sono rimasto molto molto sorpreso, perché ho visto un giocatore, secondo me, migliore addirittura anche a livello fisico, anche a quello che era in Italia, perché mi ha sorpreso, era devastante, come era padrone del campo in tutte le due partite, sia contro Itihad, anche con Al Nassr, anche in Itihad. Penso che è un giocatore, uno dei migliori centrocampisti che sono stati negli ultimi 7-8 anni in Europa, e che è andato in un campionato nuovo dove si trova molto bene e molto felice dove sta, da quello che mi ha detto anche a me. Il tuo migliore acquisto? Sarei ingiusto a dire, sarei ingiusto. Sarei uno, dai, Igli, uno. No, ma vabbè, è non lo dire. Veramente. Allora, aspetta, perché vuol dire che sta tornando tra poco, tornerà in campo. Cioè, Igli bisogna interpretarlo, Igli, io l'ultima te la faccio, ma insomma non è scomoda come domanda. Però no, io sono curioso. Eh beh, tu lo so che sei curioso, ma te conosce, cioè, Igli? No, ma Igli sa benissimo. Però insomma, questa è una lunga storia nella Lazio, no? Adesso è inutile girarci intorno, perché poi adesso siamo alla conclusione di questa intervista. La storia della Lazio... Aspetta, ha chiuso? È caduta, aspetta, è caduta la linea. Aspetta, è caduto o attaccato? No, speriamo di no, guarda, lo riprendiamo al volo. Vediamo un attimo. Appena non è sentito... tipo che attacca, dai. No, sarà caduta la linea. Sarebbe, dai. Anche, voglio dire, dai, rubiamo qualche minuto, proprio un minuto, dai. Un minuto. Vediamo. L'abbiamo ripreso, vai. Ecco, direttore, no, c'è l'ultima domanda. Piccoli dice attaccare. Ma che Piccoli? Ma che non mi sono mai permesso. Igli. Ma Igli non attacca. Che mi devi mettere in mezzo. No, questo, dicevo, Igli, stavo riflettendo. No, è caduta la linea. Ma lo no, so, direttore, Igli, ma ci mancherebbe. È uno scherzo che va a fare Igli, battute. No, cioè, questa è una storia, insomma, che ti è entrata dentro, no? Il tuo cuore, la tua vita, la Lazio, Roma. Ma un giorno, secondo te, ci potrebbero essere i presupposti affinché ci possa... essere un ritorno, ma non sotto la veste di direttore sportivo, magari con un'altra figura, ritornare in armonia con quello che è stato, poi voglio dire, un rapporto, vogliamo dirlo, d'amicizia con l'attuale presidente. Voglio dire, è una storia che è finita come è finita, sappiamo tutti, però è una storia che ha segnato 15-20 anni della Lazio. E se te un giorno magari ti dovesse, adesso facciamo così, tipo un gioco, una chiamata improvvisa, hai detto, te la sentiresti di ritornare? Chiariamo una cosa per bene, non so come, diciamo, verrà interpretata, lo sappiamo. No, vabbè, Igli, questa è una domanda che andava fatta. Da parte mia, ti dico da parte mia, io avevo il bisogno di fermarmi, sai, e avevo anche detto a Lotito prima di iniziare l'ultima stagione, perché gli ho detto, vedo che le strade nostre stanno prendendo... le corsie diverse, sai,
per rispetto della storia, per rispetto di quello che ho vissuto nella Lazio, io mi fermo, gli ho detto, non vedo una possibilità di continuare avanti insieme. Penso di aver, in tutto questo tempo, di aver sempre detto che la Lazio rimarrà come un pezzo grosso nel mio cuore, perché ho passato quasi 2 decenni, 18 anni in questa società, ho vissuto tanti momenti bellissimi, come tante difficoltà, tanti momenti di difficoltà, però mai dire mai nella vita. Però l'unica cosa ci tengo a dire, penso che quando uno si lascia o si va avanti, si va via da un club, merita almeno un messaggio di ringraziamento dopo 18 anni dalla parte della società. Non è stato così, non cambierà niente per quanto riguarda il giudizio che io ho nei confronti del presidente Lotito e anche della Lazio per il resto della mia vita. Igli, nel salutarti ti chiedo questo: hai mai ricevuto... Adesso mi veniva una battuta, mai dire mai anche la Roma, se tu se ti dovessero chiamare la Roma, direi che fai? Dico, come ride. No, ride perché Igli è simpatico, un uomo di sport. No, ma io so la tua fede cattiva. Lo so, ma io infatti non la nascondo, bisogna mai nascondere niente. No, direttore, invece ti chiedo se, diciamo così, è mai arrivata una proposta dall'estero? Premier, Germania. E ci penseresti? Cioè, sarebbero situazioni che prenderesti in considerazione? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche dall'Inghilterra, anche dalla Germania. Dalla Germania è stata una possibilità alla fine dell'ultima stagione, ma poi le cose sono cambiate, non si è fatta più, però era una diciamo, possibilità concreta. Senti Igli, l'ultima, Ibra ha cominciato a fare un po' la strada del dirigente, e tu hai iniziato anche te da calciatore, ti sei trovato subito a fare questa carriera da direttore eccetera. Che consiglio ti sentiresti di dare oggi a Ibrahimovic? Ma diciamo, io, a me mi piace tanto caratterialmente, cioè, è un carattere molto forte, molto... è una persona che ti dice le cose in faccia, e questo è un pregio, secondo me, non è un difetto. E l'unica cosa è, purtroppo, quando fai questo passaggio da giocatore a dirigente, la testa rimane sempre a giudicare ancora da giocatore. E questo, diciamo, ci vuole tempo finché si riesce, diciamo, a distaccarsi da questi due ruoli, perché sono completamente diversi anche a livello di interpretazione, sai, di interpretarsi, perciò è una cosa che purtroppo l'acquisisci nel tempo. Oppure devi avere un po' di tempo, Igli, come è successo a te a Simone Inzaghi, perché io mi ricordo, loro hanno vissuto il fine carriera, giocavano o non giocavano, devi avere anche vivere un passaggio prima di diventare un dirigente o un allenatore, giusto, correggimi se sbaglio Igli, in cui tu vedi le partite in un altro modo, tu vedi i tuoi compagni di squadra già come se fossero altro. Igli, io me lo ricordo, era così, e Simone Inzaghi era così, cioè vedevano gli ultimi attimi della loro carriera con altri occhi, uno da allenatore e un altro da direttore sportivo, e lui è sempre stato protagonista, e gli serve passaggio intermedio per calarsi definitivamente in quel ruolo, perché secondo me ha ragione, ha la stoffa anche per fare quel ruolo là, però è ancora un po' direttore, presto, perché è troppo giocatore. Sì, prego. È quello che ci diceva il giusto direttore. Igli? Sì, no, è corretto. Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui a Maracanà insieme a noi. Un abbraccio, Igli, grazie. Un abbraccio e buon proseguimento. Grazie al direttore Igli Tare.